E Storia 2012, ottavo Festival Internazionale della Storia, vi dà il benvenuto nella tenda ABI. Il festival è ideato ed organizzato dall'Associazione Culturale E Storia e si svolge sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione Italiana Editori, grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche e di sponsor privati. Sta per iniziare ora l'incontro intitolato Carisma, Potere e Soprannaturale, il Nazionalsocialismo. Intervengono Gustavo Corni, Giorgio Galli e coordina Gianfranco De Turris. Buona storia a tutti. Grazie, buonasera a voi. L'argomento di cui parleremo adesso è un argomento abbastanza controverso, anche se su di esso sono stati pubblicati ormai, almeno dal 1960, e quindi sono 50 anni, moltissimi libri in materia. Libri seri e meno seri, libri oggettivi e libri molto sensazionalistici, dato che questo è un argomento che in realtà come base documentaria non ha moltissimo materiale. Spesso ci si basa su informazioni di seconda e terza mano, sui sentito dire oppure su interpretazioni molto libere di quel che effettivamente è successo. Ci si dovrebbe chiedere perché una corrente politica, un'ideologia politica come è stato il nazionalsocialismo abbia questa, diciamo così, questa parte di sé che viene definita magica, cosa che in genere non avviene per tutte le altre correnti ideologiche. Se vogliamo fare riferimento alle correnti ideologiche autoritarie o dittatoriali, il fascismo e il comunismo, anche se il professor Galli ha scritto dei libri in cui si dimostra che anche certe correnti del bolscevismo avevano un aspetto esoterico, però non è certo stato preponderante come si dice, si afferma e si scrive rispetto al nazionalsocialismo. I primi che diciamo così, divulgarono la dimensione magica del nazionalsocialismo furono nel 1960, ecco perché è l'anno che ho citato in precedenza, Pauwels e Berger, i due francesi autori di un libro famosissimo, oggi forse di meno, che è Il mattino dei maghi, i quali usarono nei confronti del nazionalsocialismo una definizione di restata famosa e controversa, cioè nazionalsocialismo uguale Renegenon e Panzerdivisionen, cioè l'ideologia di un teorico del tradizionalismo come il francese Renegenon più l'elemento armato, cioè le divisioni corazzate. Fu una definizione che all'epoca suscitò molte controversie, scandalo e altro, anche perché Pauwels e Berger nel Mattino dei Maghi si limitarono a portare, diciamo, non elementi concreti per fondare questa loro definizione, ma anche, come ho detto all'inizio, sentito dire, leggende metropolitane, fatti strani che venivano fatti risalire al nazionalsocialismo. Ricorderò uno che nella battaglia decisiva per Berlino nel 1945 fu trovate una serie di tibetani morti. Da dove venivano questi tibetani? Che cosa ci facevano? Si parla di un fantomatico uomo dai guanti verdi, cioè, diciamo, in un libro che fu abbastanza importante per la storia dell'immaginario, emisero elementi che all'epoca sembrarono poco verosimili. Dopo giunse un libro molto importante, scritto da un inglese che avrebbe dovuto essere qui con noi, ma non è potuto essere, il professor Goodrich Clark, con un libro abbastanza famoso che aveva il titolo in italiano Le radici occulte del nazismo, che effettuava una lunga esegesi sopra quelli che furono gli ispiratori di Hitler, di Himmler e di altri, e che potevano venire fatti risalire
a, diciamo così, a correnti esoteriche dell'epoca. Parliamo degli anni 10 e 20, gli anni di formazione di Adolf Hitler. Vero o non vero, sta di fatto che dopo questo libro ne sono usciti, a partire dagli anni 70, spessissimo in Francia, una serie di saggi che hanno affrontato l'argomento nella maniera più sensazionalistica e divagante. Oggi non è che si cerca di fare in questa occasione un punto definitivo della questione, ma cercare di capire per quale motivo un'ideologia di questo genere ha avuto anche questo tipo di interpretazione. Che fondamenti ci sono? Il professor Galli ha dedicato all'argomento tantissimi libri a partire dagli anni 80 e altri in questo periodo. Allora, io vorrei fare come prima domanda al professor Galli: per quale motivo lei, che è uno studioso di ideologie politiche, un politologo come si suol dire, perché però ha anche interesse di quest'altro genere, perché ha scritto libri come La politica e la magia e altri, e specificatamente sul nazismo magico, per quale motivo il nazionalsocialismo può essere caratterizzato da questo aspetto specifico, cioè un elemento irrazionale, magico, esoterico? Ma io credo che lo possa essere caratterizzato perché questi aspetti c'erano effettivamente. Il fatto che si è sviluppato quel tipo di letteratura un po' fantastica e un po' immaginaria della quale ha parlato ha fatto sì che la capacità di vedere alcuni di questi aspetti fosse difficilmente individuabile, ma oggi è abbastanza assodato che buona parte dell'elite nazionalsocialista si è formata nell'ambito di società esoteriche tedesche, di Germane Norden e soprattutto la Thule Gesellschaft, che è stata una società esoterica operante a Monaco di Baviera, con la quale presumibilmente già il giovane Hitler era vagamente in contatto, secondo alcuni ne fu anche socio corrispondente, ma comunque che alcune di queste persone avevano queste caratteristiche. Himmler si riteneva la reincarnazione di Enrico Leone, del re di Germania, quello di Lohengrin, per dire. Ora è un po' difficile trovare in altri contesti degli uomini politici tragicamente importanti, come tragicamente importante fu Himmler, che si credeva la reincarnazione di un antico sovrano. Quindi questi elementi un po' strani effettivamente c'erano. Il numero due di Hitler, Hess, che faceva parte anche lui della Thule Gesellschaft, Himmler non ne faceva parte, ma Hess sì, era convinto della validità scientifica dell'astrologia, e anche questo non è molto diffuso, come diceva il dottor De Turris. Io poi ho visto che anche in altri contesti ci sono degli uomini politici che consultano gli astrologi, questo è abbastanza diffuso, anche personalità di formazione liberale democratica. Troviamo Wallace, il ministro dell'agricoltura di Roosevelt, consultava abitualmente gli astrologi. Però che una persona vivesse l'astrologia come una disciplina rigorosamente scientifica e si facesse progettare il famoso viaggio in Inghilterra da astrologi, questo è un po' meno consueto. Quindi, se io dico, attorno al nazionalsocialismo c'è quest'aura anche un po' immaginifica, anche un po' da leggenda metropolitana, di un rapporto con queste culture magico-esoteriche, e perché diversi personaggi che ebbero un ruolo importante nel nazionalsocialismo erano impregnati di questa cultura in maniera abbastanza marcata. Tutta la concezione che Hitler ha della missione che gli sarebbe stata assegnata ha queste profonde radici. Anche questo è diffuso, anche Cromwell credeva di avere una missione assegnata agli dalla storia e addirittura da Dio. Personaggi politici che si credono investiti da una missione ce ne sono anche in altri contesti culturali, ma in Hitler questo era particolarmente marcato, e in parte in questo sta la ragione della tremenda tragicità del nazionalsocialismo. Quindi se c'è questa aurea è perché questa aurea ha degli spunti nella realtà. Professor Cordi, lei si è occupato di alcuni aspetti del nazionalsocialismo, come per esempio il ministro Darré e la sua riforma agraria e cose di questo genere. Lei ritiene che a tutto ciò possa aver contribuito il retroterra culturale tedesco, cioè il continuo riferimento alla mitologia, alle origini mitiche, la teoria del sangue e suolo, che poi è quella
tipica del nazionalsocialismo, che riusciva a conciliare la grande industria meccanico, quindi bellica, ma anche il ritorno alla Heimat, alla madre terra, lei ritiene che possa avere questa componente mitologica che poi può aver influenzato anche l'aspetto magico? Allora, io forse non mi conquisterò un grande pubblico stasera, però forse se il pubblico vuole sangue tra i concorrenti, tra gli oratori, con tutto il rispetto per il professor Galli, molti dei cui libri ho studiato quando ero studente con grande profitto mio, io sinceramente attribuisco una validità molto scarsa a tutte queste interpretazioni, anche perché, come ha ricordato De Turris all'inizio, queste interpretazioni hanno delle basi documentarie estremamente deboli, sono prevalentemente fonti indirette o addirittura più che indirette, che vengono usate, lungi da me fare un'analogia tra questo tipo di interpretazioni e quelle negazioniste, ma che vengono usate un po' con lo stesso metodo con il quale di quando in quando qualcuno scrive che i forni sono stati costruiti, i forni crematori, non quelli del pane, i forni crematori sono stati costruiti dopo il 1945, quindi sono un'invenzione degli americani o degli ebrei americani per tenere il mondo sotto scacco e consentire magari la nascita dello Stato di Israele e fornirgli una protezione, una copertura internazionale, perché magari si è trovato in un angolino del forno crematorio di Dachau un francobollo del 1947, oppure una scatola di carne americana, un corned beef, che quindi dimostra che il forno crematorio è stato costruito dagli americani e non è stato costruito dai tedeschi. Il problema, secondo me, è piuttosto quello di chiedersi perché anche qui a Gorizia oggi si debba affrontare questo argomento. Io da anni combatto una piccola battaglia contro la RAI, che peraltro mi paga anche ogni tanto, perché la RAI vuole fare sempre questi filmati sul nazismo magico, in cui ci sono i terribili destini, gli straordinari, gli arcani misteri. I miei studenti di quando in quando arrivano dicendo: professore, vorrei fare una tesina sul nazismo magico. Io dico: leggete i libri del professor Galli, e però non fate una tesina sul, non perché i libri del professor Galli non siano importanti, perché secondo me non è questo il problema. Che Hitler possa avere fatto parte della Thule Gesellschaft o meno è, dal mio punto di vista, storicamente irrilevante. Che Hitler possa essere stato omosessuale o meno, o avere avuto uno scroto che non era uscito del tutto dalla sua posizione naturale o meno, da un punto di vista storico, a me personalmente non dice assolutamente nulla. Può dire per il cacciatore di curiosità, può dire per il collezionista di rarità, come ci sono quelli che collezionano strani animali che nel 600, 500, 400, che poi si scopriva che erano fatti insieme con pezzi di animali diversi e che venivano invece presentati nei musei, nelle camere magiche, come uno strano animale. Le chimiere. E certo, gli stranissimi animali che venivano, che spariti, scomparsi. Il punto, secondo me, è chiedersi per quali motivi da decenni colleghi esimi come il professor Galli o venditori di fumo come molti altri si ostinano o si, come dire, dedicano tanto tempo e tanto spazio e hanno tanto successo tra il pubblico affrontando questi temi. Questo è il punto fondamentale sul quale vorrei discutere anche col professor Galli, del quale, ripeto, ho grande rispetto scientifico. Forse più per allora, la questione è... Non ho parlato di Darré, ma dopo magari ne parliamo. Mi sembra importante. Lo teniamo. Perché se c'è una componente mitica nel pensiero tedesco, com'è trasmigrata nel nazionalsocialismo e può averlo influenzato? Allora, invece, poiché è stato tirato fuori quest'altro argomento, professor Galli, allora, il problema che è stato posto è:
nel nazionalsocialismo c'era una corrente che si interessava di magia e di occulto, e questo è sicuramente vero. L'Anenerbe, la famosa società dedicata allo studio della eredità ancestrale, faceva delle indagini su questo, documenti su questo, con il capo che dell'epoca, che era prima Wirth, poi Wistauf e cose di questo genere, esistono. Indagini sul, diciamo così, concrete sono state fatte. Ecco, ma tutto ciò ha influenzato o non ha influenzato l'ideologia e quindi anche la politica? Perché questo è il punto che è stato tolto. Se esiste, ha avuto un effetto oppure no? Ma io credo che abbia avuto un effetto, e se no non varrebbe la pena di studiarlo, se fossero delle eccezioni. Ma in fondo il nazionalsocialismo è stato ripeto, fenomeni di rapporti con le culture esoteriche ci sono in tanti contesti, e da quando ho cominciato a studiare li ho trovati, che personaggi della cultura liberal democratica come Churchill o come Mackenzie King frequentassero abitualmente veggenti, secondo me ha un significato, nel senso che io sono partito da politologo, dando anche qualche contributo a tentare di studiare i sistemi politici con la metodologia anglosassone, con la sociologia e con la politologia, che erano state bandite in Italia non anche dal fascismo, che pure aveva inventato le facoltà di scienze politiche, ma soprattutto dallo storicismo crociano. Quindi il mondo si capiva studiando soprattutto la storia. La mia formazione ha origine dal fatto che invece il mondo si capisce anche con la sociologia e anche con la politologia. Quindi ho cominciato a lavorare in questo ambito su basi, direi, rigorosamente razionalistiche anglosassoni. Poi mi sono accorto che, secondo me, alcuni aspetti della storia contemporanea tragici con il nazionalsocialismo non si potevano capire completamente con questo. Questo l'ho scritto decine di volte. Tutti sappiamo che il nazionalsocialismo era un gruppo estremamente minoritario, che nelle elezioni del 1928 aveva preso il 2,6% dei voti, e poi che dopo la crisi del 1929 fa un balzo elettorale, arriva in soli 2 anni al 17% dei voti, e nel 32 arriva addirittura al 37%. Ora, proprio come sociologo o politologo, se volete, devo dire che in sistemi politici stabilizzati balzi elettorali di queste dimensioni sono rari. C'è la causa principale che è chiarissima, questa l'hanno studiato tutti, non mi pareva la pena di dedicarci molto tempo. La crisi del 1929, la disoccupazione di massa, 6 milioni di disoccupati, innestati su una tradizione politico-culturale che diceva la Germania non ha perso la guerra. Nel novembre del 1918 i nostri soldati erano in Francia ed erano in Ucraina. Noi abbiamo accettato la pace perché Wilson ci ha promesso i 14 punti, ha detto che la Germania sarebbe stata trattata ugualmente, equamente, invece siamo stati traditi perché poi ci hanno imposto delle condizioni di pace che ci hanno messo in condizioni di minorità per decenni. Quindi c'era questo antefatto, anche questo storicamente e politicamente studiato. Secondo me, a un certo punto mi sono fatta l'idea che questo comunque sia, che tutte queste ragioni razionali chiarissime e studiate lasciavano in ombra alcuni aspetti abbastanza rari, come questi personaggi. Fest, il maggior biografo di Hitler, addirittura lo definisce una non persona perché è inspiegabile che una banda, viene descritta dal più della storiografia, di avventurieri di birreria, che in uno dei paesi più ricchi del mondo, il paese di Kant, di Beethoven, cioè di Goethe, il paese che ha dato una cultura, che è al centro della cultura europea, che ne è tuttora una parte portante, accade improvvisamente, sia pure su basi storiche e sociologiche chiare, le basi storiche, la Germania umiliata da una sconfitta che riteneva ingiusta e non definitiva della Prima Guerra Mondiale, le basi sociali, la crisi del 29, 6 milioni di disoccupati, acquisito tutto questo, che una delle nazioni più avanzate d'Occidente sia stata presa in ostaggio da una banda di avventurieri di birreria,
a me sembrava molto strano. Io sono partito cercando di dare una risposta più razionale a quello che appariva un fenomeno irrazionale. E così mi sono, e per questo mi sono avvicinato a questo tipo di problematica, pensando che questo tipo di problematica, uno dei temi importanti della politologia, è lo studio di come si formano le élite. Uno dei nostri grandi meridionalisti, Guido D'Orso, diceva che questo è uno dei misteri della sociologia razionale: come si formano le élite. A un certo punto mi pare, ho pensato di capire e di raccontare che una base di questa elite, di questa tragica elite che ha provocato conseguenze che tutti sappiamo, si è formata in parte il miracolo. Le elite si formano quasi per miracolo, diceva Guido D'Orso, che è un meridionalista razionale, un sociologo che non ha nulla a che fare con magie, con esoterismi. Come si forma un'elite? Nel caso specifico della Germania di quel periodo, mi sembra che una elite tragicamente disastrosa si sia formata in parte anche sotto l'influsso di questo tipo di culture che in quel periodo hanno molte basi anche in Germania. I primi viaggi che ha fatto Hess, questo è documentato, a 20 anni, mentre faceva l'assistente di geopolitica a Ausof, e la geopolitica è una disciplina tornata adesso molto di moda dopo l'eclissi, perché si diceva che la geopolitica era stata una disciplina nazista, in realtà non lo era, però fu molto utilizzata dal nazionalsocialismo. Bene, Hess, che era assistente all'università di uno dei fondatori della geopolitica, va però in Francia per incontrare piccole società esoteriche francesi. Questo è uno dei tanti episodi che poi sono stato in grado di documentare. Allora io dico, è importante storicamente capire nella storia europea recente come un'elite si sia formata in base a, questa era l'intuizione, Paul Sabrigi, hanno raccontato tante leggende, però hanno raccontato il loro paragone che non più divisioni corazzate, l'ho scritto anch'io, assolutamente infondato, però hanno capito che nel formarsi di questa elite c'era qualcosa di particolare che ci richiamava aspetti del reale, di un mondo diverso, che sembravano usciti per sempre dalla storia europea con l'affermazione della rivoluzione scientifica e del nostro modo razionale e di discipline razionali. Io credo di non aver studiato un fenomeno inventato, di aver studiato un fenomeno importante di uno dei processi di formazione dell'elite nella storia del Novecento, che non è soltanto alla conquista, il secolo delle ideologie assassine. Dicendo che sono tutti assassini o tutti matti si risolvono tutti i problemi. Io dico, no, qui c'è una storia, in un paese particolare avanzato, in certi momenti tragici un'elite si può formare anche sulla base di un modo di vedere la realtà che a noi sembra completamente assurdo. Ecco, questa è la mia spiegazione. Tant'è vero che un certo tipo di ambiente, chiamiamolo per comodità irrazionale, nel momento in cui Hess andò in Inghilterra, fu preso di mira dagli avversari di Hess, Goebbels, che mise al bando tutti gli astrologi, se ricordo. Dopo il viaggio, sì, certo. Se ricordo bene. Quindi noi abbiamo un paese noto per la sua filosofia razionale, ma anche per certi aspetti irrazionali, che ha prodotto una situazione di questo genere. Il professor Corne prima diceva per quale motivo hanno avuto tanto successo libri di questo tipo. Io penso che, a parte l'argomento, perché l'argomento in sé, magia, cioè, attira sempre, ma anche perché in questa maniera si è cercato di spiegare quel livello, certi fenomeni, certe decisioni, certi atteggiamenti che non si potrebbe, da parte della Germania nazionalsocialista, che altrimenti non si potrebbero spiegare con la pura razionalità. Allora, per cercare di capire certe decisioni e certi atteggiamenti, si è immessa anche questa nuova materia, sia da parte di studiosi molto alla mano, molto fantasiosi, che hanno speculato su qualche notizia, sia da parte di studiosi invece razionali, perché è indubbio che all'interno del Partito Nazionalsocialista, a differenza di altri partiti, partiamo del Partito Fascista, non ci furono delle personalità che scelsero di studiare determinate situazioni, cioè non ci fu, come la Nenerb nel Partito Nazionalsocialista all'interno dell'SS in Italia, una sezione, parlo così come ipotesi, una sezione del Partito Nazionale Fascista dedicata a questi studi
eterodossi, usiamo questo sistema, sia storici che archeologici, sia sulla mitologia. Non furono mandate certo delle spedizioni nel Tibet e compagnia bella. Per questo, l'Italia non aveva bisogno del Tibet, l'Italia aveva Roma antica, aveva l'impero, anche il fascismo italiano ha una componente mitologica, ma ce l'ha, come dire, sotto casa, non ha bisogno di andare nel Tibet alla ricerca o nella foresta di Teutoburgo, perché a Roma o tutto intorno a sé ha gli esempi chiari, concreti, visibili della grandezza, della tradizione. Quindi il problema è una differenza culturale. Quello che io maggiormente, come dire, obietto nei confronti di questo tipo di analisi è la loro il fatto che queste analisi sono fortemente decontestualizzate. Può anche darsi, non lo metto nemmeno in discussione, che magari Hess e qualcun altro si siano formati, non lo metto in discussione, perché di questo abbiamo qualche documento. Hitler per esempio mise invece al bando tutte queste discussioni, cioè apertamente dichiarò che nessuno poteva discutere, affrontare i problemi dell'esoterismo. Il problema non poteva essere politicamente affrontato. Se lui aveva queste radici esoteriche, difficile capire questa contraddizione. Ma non è tanto quello il problema. Se noi isoliamo questa piccola elite, io ho fatto riferimento prima, scusatemi, al tema degli omosessuali, non per un motivo strano, ma perché uno storico tedesco che insegna all'Università di Brema, il professor Machtan, ha pubblicato qualche anno fa un libro in cui interpreta la nascita dell'elite nazionalsocialista e quindi spiega il nazionalsocialismo, eccetera, eccetera, alla luce del fatto che questo piccolo gruppo fosse omosessuale o tendenzialmente omosessuale. Quindi ho fatto questo esempio, per carità, non lungi da me, ho fatto questo esempio che è un esempio concreto, reale, di uno studioso serio che ha preso in esame questo unico microscopico fattore, magari molto importante per certi altri aspetti, per spiegare la storia della Germania. Se noi isoliamo questa elite dalle altre elite con le quali questo gruppo si è messo in accordo, se noi, insomma, torniamo un po' al marxismo, al materialismo storico, ce li siamo dimenticati, i blocchi sociali. Cioè Hitler va al potere, certo prendendo un mucchio di voti, e il fatto che prenda un milione di voti non si spiega in alcun modo con l'esoterismo eventuale di questa elite. Prende un mucchio di voti per i motivi che ha ricordato il professor Galli, certamente, ma va al potere perché il maresciallo Hindenburg, presidente del Reich, e alcune influenti personalità, gruppi di pressione influenti in Germania in quel momento, ritengono di giocare la carta Hitler come il re e ai gruppi di potere dell'Italia liberale nel 22 avevano pensato di giocare la carta Mussolini. E come in Italia le élite liberali, economiche, universitarie, accademiche, intellettuali, rimangono con il fascismo fino al 43, o addirittura, vedasi Giovanni Gentile, fino a quando lo ammazzano nel 44, anche in Germania importanti settori delle élite plurale, economica, militare, che in Germania è molto più importante che in Italia, intellettuale, accademica, decidono di stare con il nazionalsocialismo fino a luglio del 44, quando tentano di eliminare Hitler con il colpo di Stato, con l'attentato e il parallelo colpo di Stato, l'operazione Valchiria, di cui naturalmente Tom Cruise ci ha dato versione filmica recentemente molto ben fatta. Questo è il problema. Perché Krupp, perché i generali si schierano con Hitler? A me, sinceramente, che Hitler fosse un aderente della Blavatsky o non lo fosse, sinceramente, collega Galli, non interessa nulla. Non credo che ci dica nulla di più per capire il problema del nazionalsocialismo. Ma perché tanto invece si è concentrata l'attenzione? Perché il problema del nazionalsocialismo pone delle questioni a noi tutti anche oggi. Com'è possibile che in un paese civile, come tu hai ricordato, il patria di Kant, eccetera, eccetera, com'è possibile che negli anni 30 succeda quello che succede? Ma allora ci si può ricascare? È una tentazione, è un rischio di tutte le democrazie, per dire anche della nostra democrazia oggi, per dire, oppure è
una questione che va ricondotta alla, al circolo esoterico, all'elite magica. Se restiamo unilaterali, non sto dicendo che è la tua prospettiva, la chiave di lettura che molto spesso viene data anche al grande pubblico di questo modo di affrontare il problema, ce lo isola, ce lo decontestualizza, non è la tua prospettiva, lo so benissimo. Voglio credere che non è la mia. Ma quindi non sto polemizzando con te, sto polemizzando con una prospettiva, con la tendenza generale che hanno un certo tipo di libri. Poi però, se non si fanno le cose così, poi dopo la gente non si diverte, deve vedere scorrere il sangue, no? Ma i libri sono di tutti i generi, ci sono libri seri e libri non seri, i libri propagandisti che si appigliano a qualche informazione per creare una bolla che non esiste se non nell'immaginazione dell'autore, e ci sono dei libri seri che si basano sui dati di fatto. Questo è il punto. Allora, professor Galli, questa Che certamente sappiamo che il grosso problema della Germania, dell'Europa, del capitalismo degli anni tra il 20 e il 40 era la sfida, e vissuta da questi come il pericolo di una rivoluzione, diciamo, di una rivoluzione socialista, comunista. Quindi sappiamo bene, questo, io non avrei aggiunto niente a questo, che le varie elite militari, economiche, industriali della Germania hanno visto un pericolo di affermazione del comunismo. Parallelamente si sviluppava la fase staliniana del comunismo sovietico, per cui Hitler è sembrato un baluardo contro il comunismo, e tale è sembrato per esempio anche ai conservatori inglesi, che spiegano la grande esitazione che ebbe l'Inghilterra a intervenire. La Polonia era invasa per 3 giorni e l'Inghilterra non si era ancora mossa. Quindi dico, quelle ragioni ora esposte io le condivido perfettamente. Non è stato il fatto che di questa elite che aveva quella cultura di questo tipo vinse perché aveva questa cultura o arrivò al potere a ottenere il consenso sulla base di questa cultura, niente affatto, tanto che lo stesso Hitler cercò di nascondere questi precedenti che, lungi dal giovare, gli nuocevano, perché all'insieme della popolazione, con la disoccupazione, con la crisi economica e magari anche con i problemi della Germania frustrata, queste apparivano fumisterie fuori. Io ho curato un'edizione del Mein Kampf nella quale credo di aver dimostrato che Hitler fece di tutto per far dimenticare questo tipo di formazione, perché non era affatto funzionale a ottenere il consenso, e non era neanche funzionale a fargli ottenere il consenso delle elite militari, delle elite economiche, delle elite industriali, che scelsero di investirlo, concorsero a investirlo del potere, proprio perché non ritenevano presenti aspetti di questo tipo, che infatti poi portarono a una serie di scelte: il Lebensraum, lo spazio vitale. Vinta la guerra in Occidente, invase l'Unione Sovietica dopo aver fatto un accordo di compromesso con la Russia. Io credo che questa visione che questa elite aveva e sulla quale poi si divise, basta leggere un libro e interpretare un libro come Le scogliere di marmo, che è uno dei, secondo me, un testo fondamentale per capire il processo di formazione di questa elite, era questo: vedere questo processo di formazione che contribuì a tenerla insieme quasi, direi, fino alla fine, a evitare, e in qualche modo tenne questa elite così compatta che ogni tentativo di rovesciarla portò la Germania a essere completamente distrutta. Non ci fu nessun 25 luglio, non ci fu nessun tentativo delle altre elite, che pure da un certo momento in poi capirono di quanto questa elite stava portando la Germania non solo alla distruzione, ma questa fu anche una scelta in vista di quel tipo di cultura per il quale i fini di Hitler non erano contrattabili. Era una visione del mondo che quasi naturalmente portava al disastro, a delle sfide cosmiche. Le altre elite lo portarono al potere pensando che poi le cose si sarebbero sistemate, che il Mein Kampf fosse un semplice libro di propaganda. E invece era un libro che lo stesso locale, gli stessi campi di concentramento, a parte la storia che forse non furono costruiti dagli americani perché si trovava. Tutto questo fa parte del processo di formazione culturale di un'elite. Io ho studiato questo non per dire che questa era la causa, questo era uno degli elementi che dobbiamo, secondo me, tenere presenti quando, perché alcuni aspetti di queste culture
sono ancora, forse anche una delle ragioni dell'interesse che suscitano approcci di questo tipo, certamente può esserci un modo strumentale. Se diciamo che tutto quello che è accaduto in Germania è per le fumisterie, allora si esclude il ruolo di tutte le forze, si esclude lo studio della storia come dinamica sociale. No, è la storia di un gruppo di pazzi che grazie a un po' di immaginario sono arrivati al potere, e questo è un modo strumentale. Io non credo che sia questo, e insisto nel dire, il nazismo è arrivato al potere anche per condizioni sociali oggettive, perché l'establishment tedesco temeva l'affermarsi di una rivoluzione di tipo socialista e trovò uno strumento politico che riteneva efficace per affrontare questo problema. Ma quello strumento politico era del tutto particolare, non era né un partito liberale di massa, non era neanche il fascismo italiano, era il tipo di soggetto politico costruito da un'elite che a un certo punto si rivelò incontrollabile, perché condusse una politica. Il comunismo era già sconfitto, il comunismo, l'elite si sarebbe dovuta fermare, come in realtà sostanzialmente si fermò Mussolini. A questo punto questa elite, dopo aver sconfitto il comunismo e aver assolto il compito che gli era stato assegnato dalle altre elite militari, economiche, industriali, comincia a perseguire una sua assurda visione cosmologica del mondo e della storia, che ha radici in una cultura esoterica. E allora la Germania aveva fatto, sulla base di una politica tradizionale, un grande recupero. A metà degli anni 30, con le Olimpiadi del 36, applicando le teorie keynesiane di Schacht, il governo nazionalsocialista aveva realizzato alcuni degli obiettivi con più efficacia del processo parallelo del New Deal di Roosevelt. E perché non ci si ferma lì? Anche avendo l'idea che la Germania recupera anche su Versailles, riottiene, rimilitarizza la Renania, Hitler ha dei grandi successi diplomatici di tipo tradizionale, rimilitarizza la Renania, annette l'Austria, una delle ragioni di dissenso e poi dell'avvio della subordinazione di Mussolini e del fascismo, annette l'Austria, annette i Sudeti. A questo punto la Germania ha superato la condizione di minorità di Versailles, infatti anche una parte di queste lì dice fermiamoci qui. Le Olimpiadi del 36 sono state il grande riconoscimento che la Germania aveva riacquistato un suo posto di grande potenza. Perché non si ferma? Quando anche le altre elite, lo stesso mondo industriale tedesco era molto contento, la disoccupazione era sparita, anche avviando il riarmo, del resto anche la crisi americana fu superata, già nel 37 il New Deal era fermo, poi andò avanti grazie al lancio dell'industria bellica con la crisi. Ma questa guerra, la guerra per un piccolo episodio locale come Danzica, perché anche quando le elite che hanno portato al potere Hitler sono contrarie alla guerra, cercano di raggiungere un accordo, non ci sono, adesso poi potremmo tentare di, non si può leggere la situazione del 39 come la leggerebbe Lenin, l'imperialismo ultimo stadio del capitalismo, no, non è neanche quello, il capitalismo è in difficoltà, ma le difficoltà principali le ha superate dopo il 29 più facilmente di quanto forse, questa è una mia ipotesi, e riuscirà a superare la crisi attuale, e l'aveva superata con particolare efficacia la Germania. La disoccupazione era stata abolita intanto con lavori pubblici, con le grandi autostrade, col rilancio dei beni di consumo, la Volkswagen e l'automobile messa a disposizione del popolo, che anticipa la Balilla e la Topolino del fascismo. A questo punto, secondo me, per vedere l'insieme complesso di cause che porta alla guerra mondiale del 39, bisogna aver presente anche il tipo di visione del mondo e della storia che aveva l'elite formatasi sulla base di questa cultura. Mi pare di essere stato abbastanza chiaro. Ma proprio, ma se posso, proprio il problema della cultura di questa elite è il problema cruciale. Quando tu dici perché non si ferma, ma certamente non si ferma perché c'è un'ideologia che, secondo me, si spiega con una serie di motivi anche di natura culturale profonda, ma non assolutamente in chiave di teorie esoteriche, ma si spiega con
le profonde sedimentazioni della cultura tedesca, secondo la quale ideologia non c'è bisogno di ricorrere a spiegazioni strane. Secondo questa ideologia, la Germania, il paese di mezzo, chiuso a occidente dalle democrazie e a oriente dagli slavi, che adesso sono addirittura giudeo-bolscevichi, quindi peggio ancora, ha bisogno e anzi ha diritto, perché la Germania ha una cultura superiore, e la parola tedesca Kultur è molto più forte della parola cultura italiana, vuol dire non solo i libri, civiltà, le teorie, civiltà piena, densa, modo di vivere, economia, sistema sociale. Kultur intende la qualità di un sistema complessivo di un popolo, ha una Kultur superiore, e quindi questa Kultur le chiede, pretende che la Germania vada a espandersi. Questo non ha nulla a che fare con dove stanno nei circoli esoterici le scritte sulla Germania, sul Gross Deutschland è condiviso dai giovani che entrano nell'SS, che non sanno nulla di esoterismo, è condiviso dagli industriali, è condiviso dalla gran parte dei generali, è condiviso da una gran parte degli intellettuali. Allora non è un'elite esoterica, è tutto il popolo tedesco che è esoterico. Allora il problema è un po' diverso, cioè se il popolo tedesco o pezzi importanti del popolo tedesco condividono queste visioni del mondo, noi non le possiamo, scusami, ridurre alla circolo iniziatico che ha il suo progetto. Poteva anche forse averlo, ma non sono, è questo il problema. Non ci sono queste correnti, secondo lei? No. Non ci sono mai state? No. Cioè, non c'è nessuna prova. Non ci sono. Non c'è nessuna reale prova. Ian Kershaw ha scritto una biografia di Hitler di quasi 2000 pagine. Non c'è una sola parola su queste tematiche. Lo stesso Fest, che tu hai citato, che ha scritto molti anni fa, quasi 40 anni fa, un'importante biografia di Hitler, non cita con una sola parola queste problemi, perché non c'è un solo documento, non c'è un solo documento che rappresenti una dimostrazione di queste ipotesi, non c'è un solo documento originale. Quando la grande storia prepara, qui ho uno script in anteprima della grande storia di Rai 3, prepara una puntata sul nazismo magico e presenta le spedizioni in Tibet come la dimostrazione, le famose spedizioni in Tibet, i famosi tibetani che sono stati trovati a Berlino, come la dimostrazione che tutto questo si tiene, non tiene conto che uno studio pubblicato 3 anni fa, una tesi di abilitazione di 800 pagine, dimostra che le spedizioni in Tibet le SS non le hanno pagate, perché non le volevano, le ha pagate l'industria tedesca, le ha pagate la Deutsche Forschungsgemeinschaft, cioè il CNR tedesco. Allora il problema è un po' più complicato che le SS che vogliono mandare gli scienziati in Tibet per scoprire l'origine delle rune o che cavolo ne so. Il problema è che in Germania ci sono pezzi importanti della società, dell'establishment culturale, economico, sociale tedesco, che pensano che andare in Tibet sia un buon investimento, mandare degli antropologi in Tibet sia un buon investimento. Questo è il mio problema. Però Schäfer, che guidò la spedizione, era un SS. Sì, non c'è dubbio. Quindi certo, utilizzarono parte del Annenerbe, in questo caso SS, per mandarli lì e fare un certo tipo di studi. Certo, ma per dare un esempio di casa nostra, diciamo così, l'Annenerbe nel 39-40, quando ci sono le opzioni in Alto Adige, manda i suoi antropologi a intervistare le vecchiette, le contadine, i contadini delle valli più disperse dell'Alto Adige, e del Sud Tirolo, chiamatele come volete voi, e a chiamarle e a raccogliere con il registratore i canti popolari. Perché per l'Annenerbe, Ann vuol dire avo, è importante ricostruire la cultura, l'eredità ancestrale, l'eredità degli avi. Allora hanno raccolto questa straordinaria documentazione folclorica importantissima, su cui oggi noi possiamo contare, canzoni che sono completamente sparite perché ovviamente le generazioni sono cambiate, la società è cambiata. Allora questo Annenerbe, che fa questo tipo di cose,
Certo, è poi lo stesso che seleziona i bambini con gli occhi azzurri e i capelli biondi in Polonia, anche se sono polacchi, perché parte dal presupposto che siccome i tedeschi sono arrivati a est secoli prima e i tedeschi sono superiori, hanno lasciato un fondo di razza tedesca e quindi anche nei polacchi, se li si guarda bene, gli occhi, il cranio, il colore dei capelli, si ritrovano elementi del germanesimo. Allora, questi sono problemi molto più complessi che il circolo degli esoterici. Però è indubbio anche, professor Galli, che all'interno dell'ANNERB ci siano stati studi e analisi e indagini su questo aspetto, o no? Sì, certo, ma soprattutto su un aspetto tipico della cultura esoterica, che la civiltà che noi conosciamo è una delle tante civiltà che si sono succedute sul pianeta, che la storia della specie umana sul pianeta è molto più antica di quanto la si suppone e che bisogna trovare quelle antiche radici che sono legate a una visione, in questo sia abbastanza grignana ed esoterica, della storia del mondo. Quindi certo che ci sono forti interessi concreti, è chiaro che le SS di per sé non potevano finanziare. Himmler chiese forti contributi all'industria tedesca, forse supponendo che in Tibet si poteva trovare qualche altra cosa, ma fondamentalmente la spedizione è legata anche a questo tipo di cultura. Se poi si dice che questo modo di vedere, proprio una delle personalità che ha scritto un libro molto discusso prima sul nichilismo e poi sulla formazione di Hitler Raufening, che viene molto contestato perché si dice che non è documentato, che attribuisce Hitler cose che non ha detto, che non le ha dette in quel momento, che le hanno dette altre, infatti Fest non lo prende minimamente in considerazione, però viene incontro al tuo ragionamento quando dice che in fondo a ogni tedesco c'è la convinzione che l'Atlantide sia esistita davvero. Ora, che l'Atlantide sia esistita davvero è una concezione tipicamente da cultura esoterica, e non che io escluda che sia esistita o non sia esistita, la cita Platone nel Timeo e così via, ma il dire che la nostra storia è anche la storia di Atlantide, è un derivato anche della storia di Atlantide. Oggi solo chi è permeato di cultura esoterica trasforma un'ipotesi forse da non escludere in una certezza basilare. Bene, allora se questo può essere attribuito a vasti strati del popolo tedesco, il concetto di superiorità razziale è di per sé un concetto che ha connotazioni esoteriche. Qualunque studio scientifico sui gruppi umani esclude che ci sia un gruppo umano dotato di una superiorità ancestrale. Se è dotato di questa superiorità è per concezioni che non hanno nulla a che fare né con la biologia, né con l'antropologia, né con la razionalità come noi la intendiamo. Hanno a che fare con un modo di vedere la storia, il mondo e il cosmo in un modo particolare che stabilisce gerarchie, e la cultura esoterica che noi conosciamo parte dalla precisa costruzione di gerarchie. Non so, se poi la estendiamo da questo gruppo specificamente formatosi in questo modo, questo è il fatto che poi i documenti FES, quello che è, non rientra nel quadro, finisce col dire il suo capitolo finale, Hitler, una non persona. Allora dobbiamo dedurre che l'Europa è stata portata alla rovina da una non persona, perché se trascuri alcuni elementi importanti della formazione di questa persona, non riesci a capirlo, allora dici che la persona non esiste. Allora, a me mi sembra che si possa affermare che all'interno di questo tipo di cultura politica ci sono stati sia elementi razionali sia elementi irrazionali. Teniamo conto, ad esempio, che è stato scritto da varie personalità che, indipendentemente adesso da una definizione, diciamo così, da un'accettazione o meno della corrente o dell'interpretazione magica del nazismo, che Hitler fosse una specie di medium catalizzatore di un'energia delle masse. Cioè, anche il vecchio libro di Le Bon di psicologia delle folle sosteneva questo, che la folla
riunita non aveva delle singole personalità, ma diventava un'unica personalità. È stato detto che Hitler, con le sue caratteristiche sia oratorie che di gesti, che riusciva a catalizzare, come fosse una specie di medium che riusciva a catalizzare lo spirito delle masse, e così veniva visto anche dai suoi. Ma questo, Mussolini no? Allo stesso modo. Ma in maniera inferiore rispetto a quello che riusciva a fare Hitler, in cui in mezzo ci stava tra l'altro una scenografia nibelungica, se possiamo dire così, che quando Hitler e quando Mussolini andò in Germania lo colpì in maniera fondamentale. Certo, ma uno degli aspetti tra virgolette irrazionali e tra virgolette magici potrebbe anche essere questo. Cioè, ma comunque, professor Conti, io le ho fatto una domanda iniziale che cercava anche di arrivare a questo, cioè l'elemento mitico che sta alla base della cultura tedesca, che può aver favorito una cosa di questo genere. Sì, non c'è alcun dubbio che nella cultura tedesca dell'Ottocento si sviluppa un percorso culturale, ideologico, che è in parte simile a ciò che avviene in altri paesi, ma in parte anche diverso, e questo naturalmente è un elemento estremamente importante. Quello che mi preme sottolineare è proprio l'elemento della cultura e dell'ideologia che nel percorso storico tedesco prende delle direzioni, le prende molto più alla radice di quanto non accada tra 8 e 900 per una congiuntura, diciamo, di tipo esoterico magico, ma le riprende per dei motivi che sono dei motivi essenzialmente di natura culturale. La differenza che c'è tra la lettura che viene data nell'Ottocento tedesco della natura e, per esempio, nell'Ottocento italiano, la natura. Cioè, sono i fratelli Grimm, sono in Germania, non sono in Italia. Cioè, l'elemento folkish. Sì, l'elemento della natura, del folk, del legame tra l'uomo e la natura, dell'immersione dell'uomo nella natura. Sono degli elementi culturali peculiari della Germania, sono stati studiati da Moss, sono stati studiati da molti altri storici della cultura, naturalmente. Questi elementi sono molto forti nella cultura tedesca. Wagner ne è un cantore in termini musicali, e sappiamo che Hitler è un fanatico di Wagner. Questo è un tipo di diciamo di lettura che a me sembra ci possa far andare avanti nella comprensione. Meno mi sembra chiedermi o andare alla ricerca forsennata di documenti che non ci sono sul fatto che Hitler fosse iscritto alla società dei Rosa Croce piuttosto che a qualche altra cosa. Questo mi pare meno rilevante, mi pare più rilevante che invece Hitler, come tanti altri del suo tempo, fossero immersi in una cultura che era una cultura peculiare, nella quale c'era un elemento davvero estremamente forte, per esempio di legame tra l'uomo e la natura, di immersione dell'uomo nella natura. Questo è un elemento fortissimo che non c'è assolutamente nel fascismo italiano, che ovviamente non c'è assolutamente nel comunismo, completamente diverso. Questo è un elemento peculiare che noi ritroviamo. Sì, ma io questo particolare tipo di rapporto dell'uomo con la natura, sì, è di derivazione della cultura esoterica dei maghi rinascimentali, non è una cosa che Mosse risale fino ad un certo punto. No, io ho avuto anche con Mosse, ho avuto un dibattito su questo punto. La cultura dei maghi rinascimentali è una cultura esoterica che immagina un tipo particolare di rapporto tra l'uomo e la natura. Io mi riferisco a questo esattamente, sì, sì, che in Germania ha avuto più spazio e più occasioni di affermarsi che non in altri contesti culturali. E questi contesti e questo modo di affermarsi ha poi avuto delle ripercussioni direttamente politiche, nel senso di tenere molto insieme, molto coesa fino al disastro questa elite, cosa che per esempio non avviene né nel fascismo italiano né in altri movimenti dei fascismi storici degli anni 30, che sono a lungo permeati da rotture interne, talvolta anche del fascismo al potere, la posizione di Grandi, la posizione di Balbo, la posizione di Mussolini. Il punto nel quale si divide invece l'elite tedesca è il punto che dicevamo prima: a un certo punto questo gruppo, che pure è assimilato il rapporto dell'uomo con la natura, la superiorità tedesca, la razza come motore della storia, a un certo punto, analizzando
la situazione reale del 1939 pensano che la Germania non è in grado di sfidare il mondo intero. Un'altra parte di questa elite, soprattutto Hitler, che ha accentuato al massimo gli elementi di, come si può dire, di deviazione immaginifica di questa cultura, pensa che sia in grado di farlo. E nonostante pareri diffusi, soprattutto appunto di chi conosceva il potenziale industriale della Germania, alleata all'Italia e al lontano Giappone che perseguiva una sua mitologia, e confrontava questo potenziale industriale col potenziale industriale del resto del mondo, l'Unione Sovietica staliniana da una parte, Francia, Inghilterra, Stati Uniti dall'altra, si rendeva conto che in quel momento portarsi sul piano di una sfida mondiale avrebbe portato la Germania al disastro. Invece un'altra parte di queste elite disse che questo era possibile proprio perché aveva estremizzato al massimo questa idea della missione, di essere investiti di un rapporto particolare tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e il mondo, tra l'uomo e la storia, che andava al di là della misurazione effettiva delle forze in campo. Poi si aggiungono poi gli elementi che la risposta della parte favorevole alla guerra era: noi facciamo una guerra lampo, conquistiamo l'Europa, dopodiché possiamo confrontarci. E in un primo tempo questo ragionamento sembra fondato, perché effettivamente, solo che a questo punto c'è un'altra decisione che invece è legata sempre, secondo me, a questo tipo di cultura, che naturalmente sul piano concreto dice: abbiamo bisogno anche degli spazi fino agli Urali. E allora, invece di fare un patto che Stalin era propenso a rispettare per un periodo più lungo di quello per il quale era disposto ad aspettarlo Hitler, allora quando la Germania è padrona dell'Europa, e tra l'altro questo è comprato, c'erano molte occasioni di operazioni militari ricche di sviluppi nel Medio Oriente che avrebbero colpito a fondo l'Inghilterra, invece dice: no, dobbiamo andare all'est, dobbiamo prendere, perché gli slavi sono inferiori, gli slavi nella storia hanno un posto subalterno rispetto al popolo tedesco. E allora nella decisa l'invasione dell'Austria, che fu la decisione che porterà poi il nazismo alla catastrofe. Ma io credo che alcuni elementi che tu hai chiamato rapporto particolare con la natura, certo, ma un rapporto particolare che, ripeto, ha radici nella cultura esoterica dei maghi rinascimentali, non nelle improvvisazioni cervellotiche di alcuni avventurieri di birreria. Io credo che sia tanto che essendo andati a fondo in questa direzione e non prendendo sul serio queste particolarità che emergevano anche quando venivano nascoste, io ho cercato di fare un'analisi del Mein Kampf, delle sue chiavi di lettura. Hitler cerca continuamente di non, per questo non si trovano documenti del tipo di quelli che cercava Fest, perché Hitler cerca di dire che questo passato, ma gli storici devono cercare documenti, se no cosa facciamo? Cercare documenti noi, collega? Se non li troviamo vuol dire che non ci sono, vuol dire che la strada è sbagliata. No, ma non ci sono intese o che cosa si intende documento. Vediamo, il documento potrebbe essere la ricerca di una certa formazione culturale, perché poi questi documenti, chi ha questa formazione culturale ritiene che siano negativi per il ruolo politico. In parte Hitler lo dice: io non sono un sonnambolo völkisch, non voglio fare la piccola setta, io voglio costruire il moderno partito di massa. E Mein Kampf dice come lui fa questo. Dovresti trovare dei documenti nei quali Hitler confessa ciò che non vuol confessare e che ciò nonostante emerge. E io non voglio citare una serie di passaggi del Mein Kampf nel quale questo tipo di cultura traspare ugualmente, nonostante che Hitler faccia di tutto per nasconderlo, e lo nasconde perché con questo tipo di cultura va molto al di là di quello che poteva essere comunemente accettato, diciamo, dei tedeschi, come dicevamo prima, il rapporto con la natura. Ma se lui dice: il mio rapporto con la natura risale ai magri rinascimentali, allora neanche le elite che lo sostenevano pensavano che Hitler era troppo forte di affidare la Germania a personaggi simili. Ma scusami, io cosa ne sapeva Hitler dei maghi rinascimentali? E poi i maghi rinascimentali sono solo in Germania? Cioè, voglio dire, sarà vera sta cosa dei maghi rinascimentali? Non lo so, non la conosco. Il Rinascimento è la culla della cultura europea. Allora, se i maghi rinascimentali sono la base della cultura europea, dovremmo trovare le stesse cose nella cultura inglese, nella cultura francese, nella cultura italiana. No. Non le troviamo.
No, no, certo, infatti la ricerca storica sta a vedere perché non li troviamo e quali particolari ambienti e situazioni favorevoli si sono manifestati in Germania fino a diventare un'occasione politica, perché l'occasione politica è stata offerta dalle situazioni che tu dicevi prima, la crisi del 29, le tedesche che cercavano una rappresentanza politica da un lato per fronteggiare il comunismo e dall'altra per ridare alla Germania un ruolo di parità sul contesto internazionale. Questo ha certamente contribuito a far sì che semi culturali che altrove non fruttificavano lì abbiano potuto fruttificare. Io infatti tendo a mettere insieme questo interpretazioni che ci fa capire meglio le cose a quelle solide della storia sociologica, della storia dei gruppi sociali, della lotta di classe, se vogliamo usare una definizione adesso impropriamente accantonata. A me sembra... Quindi c'è solo di questi aspetti, ma in più in Germania si sono verificate da un lato situazioni storiche e dall'altro il coagularsi di queste elite legate Nietzsche, Wagner, il romanticismo tedesco, alcune peculiarità nazionali che hanno favorito, tant'è vero che una delle cose che cerco di studiare è che la presenza di rapporti tra cultura politica e cultura esoterica sono presenti anche in altri contesti culturali, persino per certi aspetti del bolscevismo, che se l'ultima cosa che ci si può aspettare sono aspetti immagini, solo che sono molto minoritari e non c'è il contesto complessivo nel quale questo tipo di formazione culturale forma un'elite politica. L'elite politica del comunismo leniniano si è formata in altri modi, dove questi elementi sono rimasti marginali. L'elite del nazionalsocialismo si è formata in un modo, nel contesto culturale, nella dinamica sociale, nel quale questo tipo di formazione a un certo punto è divenuta prevalente e ha portato a una serie di decisioni politiche, appunto dalla guerra mondiale fatta in quel modo, l'invasione dell'Unione Sovietica, il tentativo fine ultimo, perché non il continuo non tentativo ferma. Di Hitler di raggiungere un accordo con l'Inghilterra, da un lato è una prova di realismo politico, ma dall'altra sì, ed è anche basata sul fatto che, per esempio, Hess non va per caso dal duca di Hamilton perché l'avevi incontrato alle Olimpiadi, va dal duca di Hamilton perché il duca di Hamilton apparteneva alla Nordic League, che era un'associazione segreta di tipo esoterico. Ma l'ha mandato Hitler allora Hess? Come? Hitler ha mandato Hess in Inghilterra? Tu sostieni questa tesi? Hitler ha mandato Hess? No, io sostengo la tesi. Dai. Sostengo la tesi. E ha 30 anni più di me, ma è combattivo il professor Galli, Non è andato per conto di Hitler. No, punto. Ma sembra che... No, io sostengo un fatto specifico. Il professor Galli non dice questo. Noi, il modo col quale nasce il viaggio di Hess è oggetto di ricerca. Un po' di documenti ci sono. Sono tutte le relazioni di Haushofer, di Albrecht, per dire in che modo si può raggiungere un accordo con l'Inghilterra. Poi c'è tutta una storia che io cerco di studiare, dei servizi segreti inglesi che svolgono un ruolo specifico per sviluppare questo ruolo. E i servizi segreti, lì, i documenti lì ci sono le storie dell'M5, le storie dell'M6, la biografia di Max Goldnagel, ci sono i documenti. Allora, dicevo però che in genere il racconto che noi abbiamo è che Hess, a parte che consultava gli astrologi, va a incontrare il duca di Hamilton perché l'aveva visto, si erano conosciuti alle Olimpiadi del 36. Questo è vero. E poi c'è tutta una storia dei documenti inglesi che vengono centellinati, dati a pezzettini, e quando vengono dati sono dei documenti che dicono che il cosiddetto Partito della Pace, che aveva le sue radici nella cultura conservatrice ma anche nella cultura esoterica che risale a Bulwer-Lytton, alla Scozia dei Castelli, bene, il duca di Hamilton apparteneva alla Nordic League, che era una società segreta esoterico-razzista, quindi essa l'aveva conosciuto in questo contesto, non perché era andato alle Olimpiadi. Allora, se si comincia a vedere nella storia, i documenti ci dicono che l'ha conosciuto alle Olimpiadi, poi è un'altra questione. No, l'ha conosciuto, cioè, ma questo uno dei pochi documenti finalmente pubblicati qualche anno fa, per i quali è stata concessa l'autorizzazione dei servizi segreti, ricostruiscono la collocazione del duca di Hamilton nella Nordic League. Quindi questo è un fatto, è un documento. Sarà stato iscritto anche al country club il duca di Hamilton, d'accordo. Sicuramente al tennis club di Wimbledon, sicuramente, ma non allora c'è dubbio. Cioè, a quante cose sarà stato iscritto il duca di Hamilton?
essendo una delle grandi figure della... Quindi anche nell'Inghilterra c'è un'elite esoterica che vuol fare la parte. Questo c'è di sicuro, allora. Solo che non era l'elite dominante, l'elite dominante era di un altro tipo, per questa fortuna, rimase una componente marginale. Per fortuna che Churchill non era iscritto alla Nordic League. No, Churchill aveva... Churchill era iscritto anche lui? No, Churchill no, certamente no, ecco. Però conosceva la cultura esoterica abbastanza per ritenere che su quel piano non si poteva trattare. La sua grande forza è stata che conosceva abbastanza il tipo di cultura che Hitler rappresentava, che aveva capito subito quello che Chamberlain capì col discorso di Birmingham dopo Monaco. Churchill conosceva abbastanza quel tipo di cultura, che tra l'altro era presente anche nell'Inghilterra, per dire... Quel tipo di cultura ha avuto uno sviluppo in Inghilterra molto limitato e molto marginale. In Germania ha avuto uno sviluppo tale che noi trattiamo con soggetti politici che hanno delle categorie, dei valori completamente diversi dai nostri. E quando la sua famosa frase, a Monaco viene fatto l'accordo di Monaco, lui fece uno dei suoi più bei discorsi, perché quando Chamberlain sventolò un foglietto, ecco, il cancelliere Hitler, vedete, questa è la sua firma, ha detto che da questo momento in poi Francia, Germania e Inghilterra andranno sempre d'accordo e che la pace è assicurata, vedete, l'ha scritto lui. E Churchill gli disse: noi a Monaco potevamo scegliere tra la vergogna e la guerra, abbiamo scelto la vergogna e avremo la guerra. Ma non era un profeta Churchill, Churchill conosceva abbastanza questo ambiente culturale, ne ha visto come in Inghilterra era stato contenuto entro certi limiti nei suoi rapporti con la cultura politica, per la solidità della democrazia rappresentativa in Inghilterra dove era nata, eccetera. In Germania questo stesso tipo di cultura trovava un ambiente complessivo, la cultura appunto, favorevole a farla sviluppare nei suoi aspetti più estremistici, per i quali non era possibile nessun accordo politico. Posso avere ancora mezzo minuto, perché forse hai parlato un po' di me. Stiamo superando mezzo minuto. Anche perché cioè, a me sembra che tutte queste interpretazioni siano straordinariamente affascinanti e comode, perché ci liberano dalle nostre responsabilità. No, non liberano sì, affatto. Ci liberano noi, i milioni di tedeschi che lo hanno votato o i milioni di italiani che hanno votato Mussolini, che sono stati con lui fino alla fine, possono stare dormire sonni tranquilli, perché in fondo loro sono stati vittime. Io sono preoccupato. Sono stati vittime di un complotto esoterico. Ma no, allora, no, la storia no, è, vi- no, è fatta no, di io non ho mai parlato non di mi complotto sembra che esoterico. Sia stato detto questo. Alla fine sì. No, non c'è un complotto esoterico. Eh sì. No, Hamilton non c'è un, non era c'è più un ministro, gruppo sennò... che con questa cultura sviluppa una politica condizionata da questa cultura. Non è un complotto. E così noi siamo deresponsabilizzati. No, noi non i siamo cittadini affatto, sono non siamo affatto. Ognuno ha la propria personale responsabilità nelle decisioni che prende. Chi ha votato una parte, chi ha votato l'altra, sì, le decisioni sono state appunto prese. Però qui bisogna chiudere, ovviamente, sì, perché certo, siamo andati per fuori carità. Tempo massimo, e penso di poter concludere in questa maniera. Che le posizioni dei professori e dei nostri due ospiti si contraddistinguono da questo, che di fronte a un fatto, a un evento, l'interpretazione del professor Corni è di un tipo, il professor Galli è di un altro. Che c'è problema. Ho detto una banalità, ma questo per intendere che gli stessi fatti possono essere soggetti a diverse interpretazioni. Il problema è che queste interpretazioni devono essere, avere una loro logica interna, non possono essere campate in aria, devono anche dare delle spiegazioni che siano valide nel contestualizzando gli eventi e cose di questo genere. Qui stiamo dicendo che per quanto riguarda l'interpretazione del nazismo magico ci sono dei libri e delle tesi assolutamente campate in aria, ci sono delle tesi che hanno delle basi logico-costruttive su eventi che si conoscono. Il nostro ospite non è d'accordo su alcuni punti e ci ha spiegato perché, e il professor Galli è d'accordo e ci ha spiegato perché. Tal pubblico poter decidere poi liberamente alla fine cosa di queste interpretazioni è a loro più congeniale o no. Grazie.